Ragazzi, qui è Jamie Gamer, oggi sono qui su un nuovo video di Minecraft. Ragazzi, oggi voglio presentare un nuovissimo video di Minecraft, ma soprattutto in creativo. Come vedete qui abbiamo diverse creazioni che già ho iniziato, ma andiamole a vedere in ordine di come le abbiamo costruite. Iniziamo subito con questa casa, una casa molto semplice, con con un tetto a piramide e facendo i tappetini di lana con un 10, però questo 10 non mi è venuto bene, infatti dovrei togliere questo, però sotto alla fine c'è il tappetino bianco e dovrei mettere il giallo, però poi viene troppo corto, insomma avrebbe una cosa così. E diciamo non è che mi piace tantissimo, anche se dai, cambiamola, però fatemi sapere qui sotto nei commenti, perché così in realtà è 70, però come stava prima. Allora ragazzi, e poi giallo rosso perché il colore della Roma è il 10 di Totti. Poi inizio subito a concentrarmi su questa farm di pecore fatta in quarzo, e vedete qui abbiamo tutti i colori tranne il nero e il bianco, perché diciamo è un mondo in creative, non voglio fare diciamo tutte le cose che mi servono le più dalla creative, però è giusto per estetica, e quindi ho fatto questo recinto. Per ogni recinto ci sono le pecore che devo il proprio colore a destra, guardate qui, pecore che magenta, no questa è magenta, vabbè, diciamo così, pecore rosa, lana rosa, pecore verde lime, lana verde lime. Poi ho fatto questo tetto, anch'esso molto semplice, con lo stesso ragionamento di questa casetta qui. Poi ragazzi, ho fatto questo magazzino, però per questo magazzino lo devo togliere, userò blocchi di TNT. Allora qua ci sono i materiali, cioè perché alla fine un magazzino incredibile cosa può essere, alla fine mi sa che toglierò come magazzino e lo farò diventare una villa. C'è tantissimo da lavorare, ma un giorno di questi magari in live mi ci metto e lo faccio, però mi dovete dire voi se vi piace questa idea. Poi procediamo, abbiamo qui questa vista, è un'arena. Allora ragazzi, questa è un'arena con un tetto leggermente storto, perché questo non ci deve stare, e nemmeno questo e questo, ok, sì, così dovrebbe essere, sì, è così, e non so perché, ho sbagliato, e quindi a questa arena ci sono anche dei cavalieri, c'è il cavaliere questo qua di pietra con la sua cesta d'anti che deve correre per prendere i suoi attrezzi, quello di diamante stessa cosa, e così via per quello di oro e di ferro. È un campo da battaglia molto antico, e ora mi sono accorto che non ho messo torce. Ragazzi, non voglio mettere blocchi di torce perché diciamo essendo anche un'arena da combattimento, diciamo un po' antico deve essere. E poi ragazzi, la creazione che ho fatto questa sera è questa specie di cane, però questo cane non ho la più pallida idea di come fargli la bocca. Ho provato in tantissimi modi così, ma non mi piaceva con la lana. Allora ho provato anche a mettere tutti i tipi di rosa oppure colori che potrebbero assomigliare alla lingua, ho provato anche con del vetro, ma guardate, così era troppo, così era troppo poco, così era troppo acceso, anche se questo era quello che mi piaceva di più, però per piacermi questo, poi gli volevo fare diciamo un po' di guance, solo che gli dovrei fare la testa più più grande, non mi va perché guarda, diventa bruttissimo se gli vorrei fare anche le guance.
lance e ho usato dei blocchi di calcestruzzo, quindi nemmeno tantissimo da difficile da craftare. Allora qui, allora sono partito diciamo da questi piedi che poi sono delle colonne vere e proprie. Ora vi faccio vedere, non so perché c'erano quelli due. Allora, ho fatto iniziando la colonna e poi ho messo questi blocchi qua per fare la zampa più diciamo più paffutella, ecco, diciamo così. Qua ci mancano blocchi, ovviamente questi erano blocchi di quarzo, ma anche sopra vi accorgerete che anzi ve lo faccio accorgere io, questa è una cosa un po' così, perché queste scalette qui non ci dovevano stare, ci volevo mettere questi, però dai, per ora. E poi qui lasciamo uno solo, si fa così, e poi qua andava un'altra scaletta di quarzo, così insomma dovrebbe essere. E diciamo questa è una coda, una coda davvero davvero molto semplice, e davvero molto molto facile, diciamo facile sia da buildare ovvero da costruire, ma soprattutto molto molto carina. Ho cercato di fare una specie di barboncino e questo diciamo è visto dalla sera. Ora dormiremo un attimo e vi farò rivedere il barboncino, perché secondo me è quella la razza che gli si addice, insomma. Vi farò vedere il barboncino e poi vi farò vedere l'ultima creazione, poi se c'è tempo andremo a vedere se c'è anche il tempo di farne un'altra, ma non penso. Allora ragazzi, intanto qua nel giorno vedete che la coda l'ho dovuta fare di calcestruzzo, e anche diciamo questa parte qui che l'ho cambiata prima, questa parte qui, perché comunque il barboncino non è che è sempre pulito, quindi qualche blocco sporco ci deve essere da qualche parte, no? Ecco, per esempio qui, che è la parte del petto, che onestamente io volevo farla di un altro colore, però poi ho detto beh dai, lasciamola così, il petto di solito ad un cane si sporca, quindi. Allora ragazzi, e poi ecco qua l'ultima costruzione, una costruzione davvero molto facile, ovvero una piccola forna di grano con delle scalette fuori, e dentro ci sono dei blocchi sempre di questa pietra qui. Poi qui sotto c'è dell'acqua, ora riprendo il blocco di slab, l'ho piazzato sopra l'acqua in modo tale che quando la coltivazione è pronta io da qui posso gestire e fare tutto, ovviamente ripeto, solo per decorazione. Ragazzi, penso davvero che c'è del tempo per fare un'altra grandissima farm, però non so di cosa, penso una bella farm di carote. Quindi ragazzi, diciamo carote perché è l'unica cosa che mi viene, ma potrei farla benissimo di qualsiasi altra cosa. Vi ripeto, se volete le live fatemelo sapere, io ci sarò sicuramente. Prendiamo dei blocchi di quarzo, eccolo qui, e voglio fare una creazione un pochino diversa. La voglio fare qui, diciamo qui qua, dietro la mia casetta, mannaggia l'erba. E 1, 2, 3, 4, 5, ragazzi, io le faccio quasi tutte di 5x5 oppure di più, 4, 5, 6, 7, andiamo a chiudere,
Perché poi direte giusto giusto di 5, perché sennò poi la dovrei fare di 10, perché così no, però aspettate, non ho preso bene le misure, non è 5, e allora così dovrebbe essere così, se non mi sbaglio, perché qui ci devono, no, ancora uno più largo, non so perché rompo sempre quel blocco. Sì, ma in realtà ecco 1, 2, 3, 4, 5, sono 7 blocchi, perché poi qui andrà, lo faccio vedere subito, la terra. Qui andrà dell'altra terra. Qui andrà messa dell'acqua. Ok? Quindi qui è stata messa l'acqua, qui zappiamo un attimo la terra, facciamo un attimo i contadini più o meno. Mio Dio, raga. Allora, queste sono, è la, diciamo, la farm di carote, diciamo non nel complesso, ma quasi, perché poi andremo subito a mettere queste belle scalette qui tutto attorno, e per i blocchi che a me mancano sotto io andrò a mettere del quarzo, no? Per, diciamo, spaccare un pochino. Ok. No, si è messo storto, mannaggia a te Minecraft, che palle, oh, ma solo devi mettere storto, perché non me lo mettere proprio. Qui andremo a togliere un paio di strati di terra senza fare, diciamo, tutto uniforme, adesso diciamo un po' anche natura, insomma, non so se mi avete capito, ma non facciamo notare troppo che è stato fatto da noi, no? Diciamo che è un dislivello, proprio come per esempio può esserlo questo, e ora noi lo andremo a formare in rientranza, per esempio. Ecco così. Cosa dite? Va già meglio, sì, più compatto, appena prenderà anche vita. L'erba, nel senso, si farà verde. Allora prendiamo dei blocchi di vetro e li andiamo a piazzare qui sopra il quarzo. Io vi sconsiglio quell'altro tipo di vetro, ovvero quelli là piccolino, tipo a finestrella, perché boh, non lo so. Cioè, non perché boh, non lo so, perché a me non piace fare delle cose così, sono buone per finestre, ma a me, diciamo, non mi gusta tantissimo, quindi io uso questo. Poi se volete usare quell'altro tipo di vetro, non problem, cioè voglio dire, siete liberi di farlo. Allora poi prenderemo un lavo, lo romperemo di 3 sui nostri 4 di altezza. Andremo a prendere il cancelletto più chiaro possibile, perché comunque fuori, dai, sì, così mi piace così. E poi ci mancherà solo l'ultimissimo, davvero l'ultimissimo dettaglio, ovvero la questa cosa qui. No, però allora la corrente, alla terra viva le cose crescono, e poi ragazzi possiamo anche rimettere il nostro pochettino se ci piace, oppure possiamo rimuoverlo, come per esempio di qua l'ho rimosso, mi sono anche questo cancelletto qui dentro, fuori, però dentro, e ragazzi qua per esempio ho fatto un certo, c'è la l'acqua tutto qui,
crescono, cioè diciamo le cose crescono non proprio velocemente, ma cioè normale, come se non ci fossero gli slab sopra alla fine. E, ragazzi, per questo video è tutto. Io ora vi lascio con questa grandissima postazione sulle cose che ho costruito. È bella.